Senza grossi sforzi, il Taranto vince il derby pugliese allo Zaccheria e si conferma squadra solida e proiettata verso una categoria superiore. A fare la differenza Antonazzo e Sciaudone, incisivi nelle spinte soprattutto sulla fascia destra. Lo stesso non può dirsi per il Foggia, lento, privo di mordente, nonostante la cura stringara avesse sortito i suoi effetti, almeno dal punto di vista del gioco, nelle partite precedenti. Il gol che decide il match al 14° del primo tempo, azione corale del Taranto, Sciaudone da posizione più che favorevole a due passi dal portiere viene servito involontariamente con il tacco da Lanzoni. Mettere in rete è un gioco da ragazzi. Reazione timida dei rossoneri, sono invece gli ionici a riaffacciarsi in avanti con Sosa, che di esterno destro calibra ma in maniera imprecisa. Il Foggia ha l'occasione di raddrizzare le sorti dell'incontro verso la fine del primo tempo, contropiede di De Frel che serve Tiboni, che in corsa però spara altissimo. Nella ripresa partono subito in avanti i padroni di casa con Wagner, subentrato a Bianchi. Al termine di una bella triangolazione però non trova la potenza necessaria. Pochi minuti dopo ancora il Foggia ci riprova con De Frel, ma è bravo Bremec a negare l'angolo alla sua destra. Un minuto dopo viene espulso Venitucci per doppia ammonizione. Il Taranto ha così l'occasione per raddoppiare alla mezz'ora. Azione personale di Chiaretti che mette Sciaudone di fronte a Ginestra, ma il tiro dell'attaccante è debole. In finale di partita è il Foggia a sciupare con Wagner, che invece di tirare tenta un improbabile assist. Allora, continua questo duello, questo leitmotiv Taranto e Ternana. Ce lo portiamo fino alla fine? Sì, credo proprio di sì. Fino a maggio? Penso proprio di sì, Armando, che la storia parla a loro favore. Il Taranto era 26 anni che non vinceva contro il Foggia fuori casa, ieri ha ottenuto i 3 punti. La Ternana non ha mai vinto nella sua storia il Brianteo contro il Monza e non ha vinto neanche contro la Trizion, che gioca in casa quest'anno in quello stadio, quindi ritengo che siano due segnali molto importanti. Giocatori importanti da una parte e dall'altra, due allenatori molto bravi, Toscano per la Ternana e Dionigi per il Taranto, che credo che sia un suo lampo di lancio, sia loro che le loro squadre.